detto che la parte fondamentale dell'incontro era, a parte la Mesopotamia, l'Egitto, di cui abbiamo parlato abbastanza, sulla Mesopotamia sumera, accadica, babilonese e sull'Egitto a livello di piramidi, di templi, eccetera. Ero arrivato poi al Mediterraneo con la cultura ciclanica. Quindi nel Mediterraneo vero e proprio la cultura più importante di quel periodo, siamo nel 3000 avanti Cristo, è quello delle isole Cicladi nel mare Egeo, con queste geometrie semplificate estremamente importanti per l'arte contemporanea. L'arte di oggi, in effetti, o meglio della seconda parte del Novecento, ma anche della prima parte del Novecento, si rifà a delle iconografie che noi troviamo proprio addirittura nel periodo della storia arcaica del Mediterraneo. Questa è una scultura di una modernità straordinaria per i pieni e i vuoti, per la sintesi, per l'espressione del volto. Proprio per questo suonatore è estremamente significativo, anche perché questo volto è proiettato verso l'alto, è come se invocasse Orfeo, che è il dio della musica. E sono delle realtà che oggi nel XXI secolo andiamo riprendendo in maniera molto consistente. La scultura oggi non è più diciamo mimetica, ma è una scultura che deve rappresentare l'anima. Sempre in quell'area geografica, comunque abbiamo visto la Venere dei Sentieri. Ecco, questo è un vaso di quel periodo, sempre delle isole Cicladi, floreale, un vaso che ha una leggiadria molto forte. La dea dei serpenti, che è un'icona apotropaica di quel periodo. Poi abbiamo visto ancora, ecco, Iraklion, il tempio di Cnosso, quindi con le colonne, qui arrivo tranquillamente, che hanno una rastremazione verso il basso, cioè si restringono verso il basso, a differenza di tutte le colonne greche e non solo greche, che hanno una rastremazione verso l'alto. Ho parlato naturalmente del tempio di Cnosso come un labirinto di spazi interni, proprio volutamente dislocati in maniera non omogenea, ma proprio irrazionale, perché questa era la loro voluttà. Ecco, ho parlato naturalmente anche di questi colori molto intensi, vivaci, che sono negli affreschi di alcune stanze del palazzo di Cnosso. Ecco, poi dall'arte minoica, da Minosse, che è quella di Creta, si passa all'arte micenea, che è quella di Micene, con la tomba di Atreo, il padre di Agamennone e Menelao, con la porta dei leoni, che era l'ingresso severo, marcaico, mastodontico a Micene, all'antica Micene, che è questo, con naturalmente delle realtà monolitiche molto forti. Poi abbiamo la cosiddetta maschera funebre di Agamennone, ma naturalmente non si sa, e qui fermati un attimo, perché in questa realtà c'è già un espressionismo molto forte, cioè non è tanto una rappresentazione così realistica del volto e delle sembianze somatiche di un volto umano, ma è l'espressione del trapasso, e quindi c'è una realtà antinaturalistica che deborda verso l'espressionismo. E gli espressionisti tedeschi nel Novecento hanno guardato proprio questo tipo di cultura. I grandi movimenti artistici avanguardistici novecenteschi e anche post-avanguardistici hanno riesumato in chiave moderna ciò che il passato si ha dato in eredità. Ecco, poi ho detto che importantissimo in questo periodo è la ceramica, ma anche prima, e soprattutto la ceramica geometrizzante, come questa, che è il vaso del Dipylon. Dipylon è una necropoli femminile greca a nord di Atene. In questo ho trovato questo meraviglioso vaso, in cui adesso qui non si riesce a vedere, c'è un'iconografia che pone in evidenza il momento in cui la salma della defunta viene posta agli astanti, cioè quindi
è il momento, diciamo, onorifico per il defunto, e tutto questo vaso rappresenta a livello di vari stadi circolari la rappresentazione proprio delle onoranze funebri. Questi vasi, che sono di grande dimensione, sono circa 1,5 metri di altezza, 1,55, venivano posti proprio dove, accanto alla tomba del defunto. Questa è un'interpretazione greca della Sfinge. Ecco, questo, ho detto l'altra volta, è la prima scultura, la prima sagoma scultorea nella Grecia arcaica, ed è stata trovata ad Oxerma e al Louvre. Ecco, su questo invece mi voglio soffermare, ma anche nel prossimo, eventualmente, che è più visibile. Allora, quello di prima è il Tempio di Era, ma anche questo è il Tempio dedicato a Era, solo che l'altro è ad Olimpia, e questo invece è a Pestum. È di poco successivo, questo è del 550 avanti Cristo, quindi del VI secolo. Allora, la realtà, e questa sera ne voglio parlare un pochino più approfonditamente, è quella delle colonne, cioè a livello architettonico i templi greci si misurano in base ai capitelli. I capitelli sono di tre tipi. Il primo tipo è proprio quello dorico, che è questo, cioè praticamente le colonne hanno una rassegnazione verso l'alto, quindi si distinguono verso l'alto e hanno queste scanalature verticali. Il capitello è di una semplicità veramente, di una sintesi estrema, è proprio un capitello che non ha nessuna leggiadria, soprattutto in quello di prima è proprio arcaico. Qui è leggermente più alzata la colonna, quindi è diciamo più elegante. Qui non si vede perché purtroppo nei tempi di Pestum, questo che è il più antico, alcuni non hanno conservato il frontone, soltanto quello di Nettuno ha un frontone importante, ma è successivo. Allora, il capitello dorico, che nasce nel Peloponneso e nella Magna Grecia, l'architettura dorica è tipicamente del Peloponneso e della Magna Grecia. Infatti qui siamo a Pestum, là eravamo ad Olimpia. Olimpia è famosa per i giochi olimpici che sono sorti nel 776 avanti Cristo, 776, coevi con Omero, e furono interrotto da Teodosio nel 393 dopo Cristo. Comunque, a parte questo, allora l'architettura dorica presenta un fregio in alto, qui non si vede più perché è distrutto, un fregio in cui ci sono delle metope. Le metope sono dei quadranti in cui sono raffigurati dei rilievi mitici. Allora c'è una metopa, un triglifo, una metopa, un triglifo, cioè i triglifi sono quei quadranti scanellati verticalmente. Quindi, e ve li vedremo comunque quando faremo il Partenone, quindi il fastigio è metopa triglifo, ed è che forma questa fascia meravigliosa, soprattutto nel frontone, di grande impatto visivo. Questo è tipicamente dorico, mentre subito dopo nasce invece nel Mar Egeo e nella Ionia questo capitello qui. Vedi Gianni che mi serve, ecco, con le volute, ciao Patrizia, con le volute naturalmente circolari. Questo è ionico perché la Ionia non è dove oggi c'è il Mar Ionio italiano, ma era nella parte orientale. Quindi questo è un capitello ionico, ha anche questo la rastremazione verso l'alto, le scanalature, ma mentre questo è fatto così, mentre nel dorico le scalature hanno poi dei vertici a spigoli, nello ionico in genere è arrotondato. Qui l'hanno così, l'hanno un poco, ah sì, giusto, qui l'hanno un po'
Io sono molto anarchico, eh? Quindi l'hanno levigato un po', ma dovrebbe essere arrotondato nel capitello ionico, non così. Ecco, mentre il dorico ha questo fregio, così ho detto triglifi metope, lo ionico no, ha un fastigio semplice, lineare, senza interventi in rilievo. È molto leggiato però, è più così levitante di quello dorico. Il dorico, proprio la cultura dorica, essendo continentale, ecco, è una cultura molto severa, aspra, perché la terra del Peloponneso è una terra arida, calcarea, è una terra poco fertile, molto a macchia mediterranea, quindi non è una terra che è leggera. La Ionia invece, che riguarda soprattutto appunto l'Oriente arcipelagico e anche la zona dell'Asia, delle coste dell'Asia Minore, ha una sensibilità più leggera, più elegante. Ecco perché nasce questo capitello, che è indubbiamente più accattivante per lo sguardo. Il capitello corinzio, con invece le foglie d'acanto, sarà successivo, è un capitello più tardo rispetto al dorico e all'ionico. Comunque ci ritornerò anche più approfonditamente quando farò la Grecia classica. Allora, qui, ripeto, questo è uno dei tre tempi, adesso c'è questo tempio, poi c'è il tempio di Nettuno che è splendido, che è quasi conservato completamente, a parte il soffitto, perché erano lignei i soffitti, e poi c'è un altro tempio ma abbastanza in rovina anche questo. Ma sono forse i templi più belli da un punto di vista conservativo, a parte il Partenone, della Magna Grecia e della Grecia anche, perché se togliamo il Partenone, che poi non è superiore a questi, giusto perché ha la proporzione aurea e ha tutta la situazione scultorea di Fidia, che poi è al British Museum, quasi tutta, ecco, in realtà questi templi di Paestum sono meravigliosi, quindi sono coevi più o meno al Partenone, perché sono del, questo addirittura del VI secolo, gli altri sono del V, fra il V e il VI. Ecco, questo è un kouros, è la prima forma di statuaria greca, questa severità che ha, e questa è l'immagine della virilità atletica, poi c'è invece la core, che è questa, che è l'immagine della femminilità. Sono le prime rappresentazioni della bellezza intesa come verità in Grecia. Voi sapete che nella classicità greca, che verrà nel V secolo, quindi nel secolo successivo, la bellezza vuol dire verità, vuol dire bontà in Grecia classica. Quindi cominciamo già a avere la perfezione anatomica. È chiaro che è una idealizzazione della figura umana, non è una verità della figura umana. La bellezza come ancella della verità, ma dicevano i greci della virtù anche. E allora il kouros e la core sono proprio l'emblema della bellezza virile e femminile. E anche questi sono, si pensa, Cleobis e Biton, gemelli, e vedete che proprio la postura è sempre la stessa, delle gambe, delle braccia, eccetera. Alcuni hanno pensato che non siano invece questi due personaggi, ma siano Castore e Polluce. Comunque è la stessa cosa. Questo è, ho detto, il vaso François, tomba etrusca di Chiusi, fu trovato lì. E gli Etruschi, di cui parlerò fra poco, avevano grandi commerci con la Grecia. Questo è uno dei più bei vasi che esistano a figure nere della Grecia, e trovato proprio in questa tomba etrusca di Chiusi, e a Firenze al Museo Archeologico. Dunque, poi, ecco, questa è un'altra forma di kouros,
Qui però c'è un discorso in più, è il portatore, perché moskophoros in greco vuol dire portatore di vitello. Allora, c'è una, anche lui è un kouros, ma è una, il messaggio scultoreo è l'analogia fra la natura e l'uomo. Guardate infatti il viso di questo giovane e il muso del vitello, sono paralleli e vorrebbero essere somiglianti per una, così, per un dualismo parallelo fra uomo e natura. E come ho detto l'altra volta, questo è stato ripreso, questa iconografia, da Remo Brindisi, un pittore del Novecento, della seconda parte del Novecento, ecco, che in vita era veramente uno dei più bravi in Italia, post mortem oggi invece è meno ricordato, perché naturalmente il mercato è quello che determina la fama, e il mercato si è un poco fermato. Questo invece era di Samo, l'ho messa perché in realtà rispetto alle corai, cioè alle core, core singolare, corai e plurale, di prima è più raffinata, l'abito è più lavorato, è una realtà che è di transizione alla grande scultura greca. Ecco, allora, io non so se voi conosciate Delfi a livello geografico per i popoli di allora era considerato l'onfalos del mondo. Onfalos in greco vuol dire ombelico, ma per i greci Delfi era l'ombelico del mondo, proprio perché lì c'era la famosa Pizia, quindi colei che dettava le leggi del futuro, cioè era una realtà importantissima, perché da lei si andava per sapere qual era il futuro della grecità. Allora, a Delfi, se voi andate a Delfi trovate ancora l'onfalos di Delfi, quindi proprio c'è una scultura, una pietra scolpita, quello era proprio il punto del centro della terra per loro. A Delfi quindi erano presenti tanti templi, un tempio dedicato soprattutto ad Apollo, perché era il dio più venerato proprio a Delfi. Il dio sole, il dio della bellezza, della misura, della perfezione. A Delfi gli abitanti delle isole Egee portavano i loro doni, i loro tesori, e creavano questi meravigliosi tesauros, proprio per questi templi in cui riponevano questi loro doni. Questo è il tesauros degli Ateniesi, mentre il più bello è questo, cioè è il fregio di un altro tesauros dei Sifni, dall'isola di Sifno. Ecco, e qui abbiamo una delle più belle sculture arcaiche dell'Occidente. È una verità di vita, è una realtà in cui vedete già le orribilità delle figure, in cui c'è il movimento, non c'è quella staticità delle corai precedenti o dei coroi precedenti. Qui c'è già un dialogo, un andare avanti nella comunicazione visiva e nella comunicazione esistenziale. Questo è certamente il tesoro più bello di Delfi per questo fregio che ha. Ecco, qui chiudo la Grecia arcaica e andiamo invece alla Italia proprio storica, quindi da noi. Se nella Grecia c'è stata questa evoluzione dalle Cicladi all'arte minoica, quella micenea, a quella dorica, a quella ionica, eccetera, eccetera, cosa è successo in Italia nel contempo? Allora, l'Italia è stata chiaramente più tarda nello sviluppare una sua cultura artistica, quindi è arrivata in un secondo momento ad elaborare delle situazioni importanti. Uno può dire il perché. Allora, dal punto di vista, qui bisogna rispondere attraverso i geografi.
È chiaro che la posizione italiana è più decentrata rispetto a quella ellenica nei confronti del vicino e Medio Oriente mesopotamico e di quello naturalmente della regione egiziana e anche di quella cicladica e soprattutto dell'Asia Minore, perché le coste dell'Asia Minore, soprattutto della Lidia, che è una regione dell'Asia Minore quasi costiera, erano veramente molto ricche di non soltanto speculazioni artistiche, ma anche di speculazioni filosofiche, già storiche. Quindi non per niente Troia era in quella realtà. Quindi l'Italia rimaneva un poco ai margini, un poco eccentrica, si dice in geografia, e quindi ha risentito soltanto coi commerci, anche se la Magna Grecia e la Sicilia avevano delle grandi realtà che provenivano da quella zona. Infatti la zona dell'Italia meridionale ha una realtà molto più ricca di quella centro-settentrionale, ma soprattutto in un momento che va dal V secolo avanti Cristo, quindi quando in Grecia c'è la classicità e sarà arte classica anche da noi. Per quanto riguarda invece la protostoria, noi siamo un po' più arretrati, cioè siamo ancora in una situazione pre-storica, si può dire, tra virgolette. Infatti, dal punto di vista proprio anche geoantropico, mentre il bacino Egeo era una culla assolutamente protetta, perché si proiettava verso sud e aveva la parte settentrionale molto ben difesa. L'Italia invece aveva dei confini settentrionali che erano poco chiari, nel senso che debordando verso una mente d'Europa sconosciuta e certamente primitiva, aveva sempre alle frontiere settentrionali un pericolo di invasione, cosa che c'è stata, per cui tutto il centro-nord Italia per un lungo periodo è stato nell'oscurantismo. Quali sono le prime civiltà? Quella della Sardegna, nuragica. Questa è una civiltà lunghissima nel tempo, sono torri-palazzo. Allora, va dal 2000 avanti Cristo fino al secondo secolo avanti Cristo, quindi è una civiltà estremamente lunga, dal 2000 al 200, al 300 avanti Cristo, al secondo secolo, quindi al 100 dopo Cristo, quindi circa per 2000 anni si è svolta questa civiltà nuragica, aspra come la Sardegna, arida, proprio sassosa, litica come la Sardegna che è paleozoica. La Sardegna ha tutte rocce granitiche, metamorfiche e porfiriche, quasi ovunque. Se ha delle zone più recenti sono calcaree e mesozoiche e ha il Campidano che pur essendo di ieri dal punto di vista del tempo profondo, perché quando si parla di tempo geologico si dovrebbe parlare di tempo profondo, ha delle alluvioni sovrastanti, quindi il Campidano pur essendo come zoccolo più antico ha le alluvioni più recenti. Tutto il resto, sia la parte di Carbonia Iglesias dell'isola di Sant'Antioco e San Pietro, sia la parte centro-nord, è tutta paleozoica con addirittura zone arcaiche. Le aree più recenti sono le aree, ad esempio, calcaree, dove ci sono quelle bellissime rocce bianche in alcune zone della costa, ma in linea di massima è antica, ed è l'unità la Corsica. Le bocche di Bonifacio non esistevano, era un blocco unico che era fra l'altro situato dove oggi c'è la Francia meridionale. Dunque, allora, questa terra così aspra e anche eccentrica è stata fuori dei grandi stimoli culturali.
Ed ecco questa civiltà che è ancora poco conosciuta e che ci ha lasciato dei bronzetti di tipo magico, esoterico, proprio perché era una cultura indubbiamente che doveva avere un substrato religioso molto legato alla magia, quindi sculture apotropaiche. Ecco, se la cultura nuragica è tipica sarda, che cosa succedeva in altre parti d'Italia? Beh, abbiamo visto a Pestum prima, certo il centro, il sud Italia aveva un grande influsso greco e quindi era la parte più evoluta. La parte, ad esempio, invece del centro-nord ha avuto questa cultura, la cultura villanoviana, che è dell'età del ferro, da Villanova di Castenaso, vicino a Bologna, in cui sono state trovate queste urne cinerarie. Sono urne cinerarie importanti che fanno vedere come era ancora proprio primitiva l'arte villanoviana, che oggi si considera pre-etrusca. Praticamente gli etruschi culturalmente deriverebbero dalla cultura villanoviana. Sì, questo è un ascos, serviva praticamente per versare liquidi come olio, come ad esempio pozioni quelle che oggi noi potremmo dire infusi. Ecco, era come potrebbe essere un'oliera per noi. Allora in greco si chiama ascos. Ecco, qui cominciamo ad avere delle forme molto più articolate, con dei pieni vuoti importanti, ma con una sintesi iconografica estrema ancora. Siamo nel passaggio verso la civiltà etrusca. Va detto che comunque, almeno ricordato, un'altra civiltà, oltre a quella villanoviana, che è quella che è andata in là alla civiltà etrusca, c'era quella veneta, nella zona del nord-est, che ci ha lasciato delle situle molto interessanti, cioè praticamente dei vasi tronco-conici, sempre funerari. Questo è un esemplare a sé, è una, veramente una scultura che non si riesce ancora a decifrare nella sua cultura, ed è il guerriero di Capestrano, ed è nel Museo Archeologico di Chieti, ed è unica. Si pensa comunque con molta così, con una certa sicurezza, che faccia parte di una cultura a noi poco conosciuta, dove oggi c'è l'Abruzzo interno. Proviene da Capestrano, proprio da questa zona, quindi una cultura primitiva, tra virgolette, quindi una cultura italica antica, che ha lasciato, diciamo, in loco alcuni esemplari, ma che non ha avuto uno sviluppo geografico importante. Però l'ho voluto mettere perché, secondo me, è a sé, assolutamente un esemplare scultoreo a sé. L'unica civiltà che ha avuto un'importanza oltre il nostro paese è stata quella etrusca. E qui parliamo più approfonditamente di questa etnia. Allora, da dove provengono gli etruschi dal punto di vista geografico? Ci sono diverse teorie, però oggi quella che è più seguita è la terza che vi dirò. Dunque, su questa origine etrusca si sono espressi perfino Erodoto e Aligi di Alicarnasso. Allora, Erodoto è il padre della storia, e quindi è colui, il primo storico vero della nostra cultura occidentale.
Erodoto, che ha viaggiato molto, che era di Alicarnasso e che morì in Calabria, vicino a Sibari, ed era del V secolo, quindi era dell'era di Pericle, quindi dell'età della grande classicità, e che viaggiò nell'Asia Minore ovunque, scriveva sugli Etruschi, che lui chiamava Tirreni, che erano originari della Lidia, di quella regione che ho ricordato poco fa, quindi dell'Asia Minore, perché diceva che c'erano delle assonanze culturali con quell'area geografica. Dunque, che cosa dice nelle sue storie Erodoto? Sì, ma anche se non sono sempre poi la stessa cosa, no? L'importante è che si senta. Allora, Erodoto diceva che nella Lidia ci fu un periodo, lui seppe da questi viaggi, in cui la regione subì una fortissima carestia. Una carestia che durò 18 anni e i Lidi, dice nelle sue storie Erodoto, per vincere questa situazione, un giorno giocavano, perché erano, si dice, gli inventori dei giochi che anche noi oggi usiamo, per distrarsi, un giorno mangiavano, quindi un giorno sì, un giorno no. Dopo 18 anni, purtroppo, la carestia fu molto più grave, e allora il re Atis della Lidia decise a sorte pensò di tirare a sorte quella parte dei Lidi che dovevano emigrare, cioè li divise a metà e disse: una metà rimarrà qui, l'altra metà andrà a trovarsi una terra nuova. Quelli che rimarranno qui saranno i miei sudditi, rimarranno i miei sudditi. Gli altri saranno sudditi del mio figlio, che di nome Tirreno. Ecco perché per i greci gli Etruschi si chiamano Tirreni, si chiamavano Tirreni. E si dice che Tirreno, vagando per il Mediterraneo, approdò nella terra degli Umbri, dice sempre Erodoto, che era proprio la zona del centro Italia. La cultura umbra, famosissima, importantissima per gli storici, arrivò qui da noi fino a Galeata. Mevaniola, che è dove c'è il pianetto sopra Galeata, era umbra. Quindi, ma era soprattutto in Italia centrale. Questi Tirreni sarebbero giunti lì e quindi avrebbero poi fondato città e dato origine a quello che noi chiamiamo Etruschi. A Lidi di Alicarnasso, invece vissuto nel primo secolo avanti Cristo, anche lui di Alicarnasso, lui propende per una cultura etrusca autoctona, cioè praticamente secondo Aligi e i suoi studi gli Etruschi sarebbero una cultura italica, sarebbe di cultura italica autoctona, con commerci mediterranei con i greci. Poi c'è un'altra, più di recente, un'altra interpretazione che invece farebbe derivare gli Etruschi dal centro Europa, attraverso la cultura veneta, scesi attraverso le Alpi, dalla Mitteleuropa e prima Villanoviani, poi Etruschi. Ma i paleontologi e i paleantropologi oggi vertono di più su una interpretazione simile a quella di Erodoto, pensate. Quindi una cultura alloctona, quindi non autoctona, ma non dalla Lidia, ma dall'isola di Lemno. L'isola di Lemno è vicino all'isola di Lesbo, l'isola di Saffo, è nel nord-est dell'Egeo, vicino ai Dardanelli.
perché sarebbero provenuti da quella zona lì? Perché oggi che si è riusciti a siamo riusciti a decifrare la cultura etrusca, ci sono gli stessi segni nelle lapidi dell'isola di Lemno. Quindi quella zona dell'isola di Lemno, la scrittura era identica a quella etrusca, per cui è difficile pensare che ci fossero stati due poli identici, fra l'altro contemporanei, quindi di poco successiva a quella etrusca. Quindi si pensa che una grande migrazione sia avvenuta, come diceva Erodoto, non dalla Lidia, ma da quella zona lì, comunque vicina alla Lidia, e sia sbarcata nelle coste di quella che i romani chiamavano Tussia, quindi del nord del Lazio e della Toscana fino a parte d'Umbria, quella che è l'Etruria. Ecco, Etruschi deriva da Tussia, e quindi quella zona dell'Italia centrale. Ma c'è la Etruria propria, che è quella della, diciamo, dell'Ordine Toscana, del Lazio settentrionale. C'è l'Etruria padana, perché poi si sono espansi fino, sapete, a Misa, Marzabotto, a Spina, nel Ferrarese, quindi in pianura padana, Piacenza, ma anche in Romagna. E c'è l'Etruria anche campana, zona di Cuma in particolare. Ma gli Etruschi avevano anche delle basi in Corsica. Quindi è in evoluzione lo studio di questa civiltà. Bene, purtroppo noi non abbiamo quasi nulla se non le loro tombe degli Etruschi, ma ci dicono tutto, perché per loro nella prima parte, dal 9, 8 e 7 e 6 secolo, soprattutto fra l'8 e il 6, abbiamo la parte orientalizzante, cioè quando gli Etruschi sono più legati proprio forse alle loro origini, quindi alla Grecia ionica. E per loro, per quel periodo etrusco, la morte era un passaggio per la vita vera. Quindi queste tombe così importanti erano città dei morti, ma città che vivevano, vissute anche dai vivi. Ecco perché in queste necropoli voi trovate queste tombe a Tholos, d'accordo, ma parte dei viali. Cioè, se andate a Cerveteri, alla necropoli della Banditaccia, ci sono veramente dei viali con alberi, e andavano proprio a festeggiare la morte, perché era un trapasso verso la vita. Soltanto in un secondo momento, dopo il VI secolo, c'è invece un'involuzione della morte, e quindi il defunto nell'aldilà trova i demoni, va negli inferi, per cui tutte le suppellettili meravigliose che sono trovate era per donarle a queste divinità malvagie per rabbonirle. Quindi se in un primo tempo la necropoli era un luogo assolutamente, direi quasi proprio di vita, non di morte, dopo diventa un luogo di morte, e tutti questi, ripeto, questi ori che sono trovati, queste meraviglie, era proprio per rendere benefica le divinità, benefica divinità dell'oltretomba. Voi direte: che meraviglia! Sì, l'oreficeria etrusca meravigliosa, ma è o di importazione greca, oppure, siccome l'Etruria era molto ricca, e vedremo perché era ricca geograficamente, importavano per le loro tombe, ma non solo, le più belle opere d'arte dalla Grecia. Quindi a un certo punto
I greci stessi, gli artisti, sono emigrati in Etruria ricca, si sono insediati, per cui la cultura greca è passata anche a quella etrusca. Questo è un canopo da incenerizione. Dunque, per cui non solo traffici con la Grecia, ma proprio una nuova realtà greca in Etruria. E se la Toscana ha avuto poi nella storia dell'arte l'importanza che ha avuto e che ha, molti storici dell'arte dicono è legato a questo periodo qui. Cioè, alcuni dicono la Toscana ha avuto un periodo aureo stupendo negli Etruschi che ha ripreso dopo secoli nel Rinascimento. E non è sbagliato come idea, perché il Rinascimento si rifà alla Grecia e quindi alla cultura greca. Ma perché l'Etruria era così ricca? E qui viene la geografia. Era così ricca perché la zona dei monti metalliferi e del monte Amiata, ma soprattutto l'arcipelago toscano, l'isola d'Elba, aveva grandi risorse di minerali di ferro, di ematite. Quindi aveva una metallurgia molto avanzata. Gli Etruschi erano coloro che conoscevano di più i segreti metallurgici. Quindi esportavano a caro prezzo proprio i primi manufatti, diciamo industriali a questo punto. Quindi grandi ricchezze. Perché? Perché io non ho fatto la geologia dell'Italia veramente nei mini particolari, ma le colline metallifere della Toscana e il monte Amiata ricchissimo di mercurio, ecco, e l'arcipelago toscano, in primis l'isola d'Elba, sono paleozoiche, quindi sono ricche di minerali, di rocce metallifere, come le Alpi Apuane. Le Alpi Apuane sono paleozoiche, ecco perché hanno quel meraviglioso marmo saccaroide, perché è un calcare paleozoico metamorfosato e quindi ha questa struttura saccaroide zuccherina al tatto e molto adatto per la scultura marmorea. Ecco, la Toscana, che ha la Valle dell'Arno neozoica invece, quella dell'Ombrone neozoica, ha però delle situazioni che ha, ad esempio, il Prato Magno o la zona più interna cenozoica, ha quelle tre zone lì antiche e allora erano importantissime. La geografia è fondamentale nella cultura di un popolo, eh? Cioè la storia avviene su dei dati geografici. Se un popolo ha una storia è perché quel popolo vive in una geografia particolare. È questo che non viene mai messo in evidenza. Noi studiamo storia come fatti, ma i fatti storici vengono da una realtà geografica precedente, è quella che bisogna studiare prima per capire certe cose. Ecco, allora, questo è l'interno di una tomba etrusca, quello dei cinque troni o delle cinque sedie, che è sempre a Cerveteri. Allora, noi abbiamo necropoli dappertutto, a Aveio, a Tarquinia, a Tuscania, a Vetturonia, a Populonia, a Chiusi, a Orvieto, Volterra, tutta la zona, appunto a Marzabotto, in Pianura Padana. Quindi abbiamo una quantità, la zona ad esempio bellissima dove c'è la tomba di Ildebranda, la zona di a sud di Saturnia, quindi quella zona lì è straordinaria, ci sono dei percorsi proprio in mezzo anche a queste tombe, ma soprattutto a delle realtà importanti. Gli Etruschi tagliavano delle rocce, delle montagne per passare, quindi erano molto avanti da un punto di vista proprio tecnico. Bene, se voi andate in quell'area, dappertutto ci sono delle vestigia etrusche, ma le più importanti sono quelle di Cerveteri e di Tarquinia, diversissime.
Allora, Cerveteri è una vera città dei morti, in cui prima erano stati vivi in realtà, prima proprio era una città vissuta, poi è diventata una dei morti. Ecco, questa è a diverse necropoli, la più importante è quella della banditaccia. Vedete, sono proprio come fabbricati, ecco, che si snodano su dei sentieri. Ma è meraviglioso, sono tombe quasi sempre a tolos, di derivazione da quella di Atreo, naturalmente, molto forti. Non ci sono rimaste, purtroppo, le tombe sono state saccheggiate, non ci sono rimaste le pitture, se non qualche cosa sporadica. Perché? Perché essendo tombe in superficie, gli agenti atmosferici, soprattutto l'aria, le ha distrutte. Mentre a Tarquinia, essendo tombe ipogee, quindi si sono, e per, quindi in ambiente chiuso, voi addirittura se andate nella necropoli di Monterozzi, che è proprio la più importante, non vedete quasi che ci siano delle tombe. Dovete scendere le scale per andare e trovate queste meraviglie. Questi sono affreschi conservatissimi. Questa è nella tomba dei Tori, dell'agguato di Achille a Troilo. Achille è questo e Troilo è questo. Troilo era un ragazzo giovanissimo, forse l'ultimo figlio di Priamo, che fu ucciso proprio da Achille. Ecco, questo invece, ad esempio, vedete come vivevano? Questa è una scena di banchettanti, cioè proprio banchettavano per, naturalmente, così inneggiare alla nuova vita. Questa è la tomba dei leopardi, perché come vedete sono quassù i leopardi. Ecco, questi sono a Tarquinia. Quindi Cerveteri è fondamentale per vedere proprio, voi entrate a Cerveteri, mi sembra di entrare nel mondo etrusco, cioè andate in mezzo alle loro architetture. Qui è importante per vedere invece a Tarquinia la loro arte. Questa è la tomba dei rilievi, splendida anche questa, le vedete qui, è tutta un basso rilievo e si sono conservati integri. Sì, dimmi Patrizia. Come? Allora, è una realtà diversa, ecco, certamente sono tanti, perché le Lucumonie erano 12. Hai capito? Cioè, chi erano i Lucumoni? Qui non finirei più. Sì. I Lucumoni erano i sacerdoti capi, erano le realtà più importanti, erano 12 e comprendevano tutto il territorio, alcuni più importanti, alcuni meno importanti, chiaramente. Le più importanti sono, però, uno può dire, io sono stato, ad esempio, uno può dire, io personalmente sono stato al Golfo di Barate, a Populonia, e sono rimasto, perché anche lì sono delle cose bellissime. Oppure, nella zona di Putignano, a sud di Tuscania, di Saturnia, ci sono delle realtà bellissime. Dopo ognuno fa sue le sue, chiaramente. Allora, questo non finirei più, perché la cultura etrusca mi intriga moltissimo, perché è il termine di passaggio fra quella greca e quella romana. Senza la cultura etrusca, i romani non avrebbero avuto la grandezza che hanno avuto. Hanno assorbito anche i Tarquini come capi. I Tarquini erano etruschi, venivano da Tarquinia, Tarquinio Prischio, Tarquinio Superbo. Ecco, l'Etruria è stato proprio tre d'union fra la Grecia e Roma, e quindi Roma si è sviluppata proprio in questa maniera, ma senza di loro probabilmente non sarebbe stato così. E si dice per molto tempo era una cultura assolutamente dedita al lusso, allo sfarzo. È vero in parte, amavano molto la vita, la donna aveva una grande libertà a differenza della Grecia, che viveva nel gineceo, cioè la donna greca poteva uscire solo col marito e in certe occasioni. La donna romana comunque era molto
succube anch'essa, anch'ella dell'uomo. Sono società maschiliste in definitiva, quelle antiche, quasi tutte. Qui non proprio, cioè si pensava fosse più aperta, in realtà gli ultimi trovamenti anche qui l'uomo era dominante, però la donna aveva molte più libertà ed era una vita piacevole, estremamente piacevole. Tant'è che vedete sulle tombe come l'uomo tiene la donna, cioè c'è una parità. Questo sarcofago è conservato a Villa Giulia, che è il museo archeologico più importante in Italia, a Roma, e ce n'è un analogo al Louvre di Parigi. Questo è stupendo, questa è la Pole di Veio, ecco, è comunque, vedete che è preso dal Kouros greco, cioè somiglia al Kouros greco, ma è più lavorato, perché siamo più avanti, insomma, siamo nel Cinquecento, fine del Cinquecento. Poi, ecco, qui chiudevo con due realtà, proprio per tornare ai templi. Ecco, dicevo, però sull'Etruria voglio dire un'altra cosa, perché secondo me va detto qualcosa sulla religione degli Etruschi. Dunque, le religioni di allora erano tutte politeiste, chiaramente, pagane si dice, da Pavos vuol dire paese della periferia in latino, ma il pantheon etrusco qual era? Conosciamo quello greco, conosciamo quello romano, ma quello etrusco? Allora, era politeista, d'accordo, le divinità più importanti erano assunte dal pantheon greco, Tinia era il loro Zeus, Uni era la loro Era, Minerva era la loro Atena, che poi i romani prendono come Minerva, poi tutta una serie di altre divinità. Ma quello che è interessante è che è la prima civiltà con una religione rivelata, cioè in genere la religione greca, il pantheon greco, scusate, il pantheon romano non è rivelato, invece per gli etruschi è rivelato da Tyges, che i latini hanno chiamato poi Tagete. Chi era questa leggenda, questa cosa? Ma non è tanto la leggenda che mi interessa, che vi dirò, è il fatto della rivelazione che è importante, il fatto che sia rivelata da un al di là. Allora si dice che un coltivatore di campo, forse legato molto all'esoterico, abbia visto da una zolla trasformarsi in fanciullo, in giovane, bellissimo, questo Tyges, e che la folla poi fu raccolta attorno a questo, a questa realtà. Bene, questo Tyges aveva la saggezza del vecchio e dettò praticamente le loro regole sacre in tre testi conservate, erano conservate. Allora, ma qual era e poi scomparve, cioè rimase per un lasso di tempo breve il tempo di dettare le leggi divine e poi scomparve ed è rimasto questa ombra, questa luce. Che cosa insegnò agli Etruschi? Insegnò soprattutto la tecnica ruspicina, che i latini poi presero a piene mani. Sapete che cosa? La tecnica ruspicina è quella di leggere il futuro tramite le viscere degli animali, soprattutto il fegato,
ce n'è uno che è stato a Piacenza che è proprio, ma non così, cioè loro dividevano le parti in questo caso del fegato con tutti gli assi astrali, cioè ogni parte dell'organo, che poi la facevano dopo in bronzo, era tutto legato all'astronomia che di loro conoscenza, e in base a quello leggevano il futuro. Oppure la tecnica degli auguri, non auguri, però la parola viene da di lì, gli auguri erano coloro che leggevano il futuro dal volo degli uccelli. Queste regole dell'auspici e degli auguri furono, secondo la leggenda, dettate da questo Taiges. Poi dettò anche le leggi fulgurali, cioè leggere il futuro attraverso i fulmini. Per gli Etruschi il fulmine era un segno di Dio, come per i Greci, e in base a quando e a come, perché nel cielo si sprigionava, leggevano il futuro. Quindi avevano tre modi di leggere il futuro dettati proprio da Taiges, quindi rivelati. Questo è proprio qualcosa di assolutamente moderno. Ecco, chiudiamo voi se avete delle domande me le fate, perché la cultura etrusca è una cultura straordinaria, poco conosciuta in Italia, perché è la nostra cultura madre. Cioè noi diciamo sempre la cultura greca, che io adoro sopra ogni cosa, ecco, diciamo, ma non solo quella, la cultura latina, insomma, credo che un Catullo che si rifà a Saffo o un Ovidio, un Orazio, eccetera, non sia da meno, ecco, ma dobbiamo puntare su quella etrusca poco conosciuta, perché non erano riusciti a decifrare ancora la scrittura. Bisogna andare alle tavole cubine per riuscire a decifrarle. Bene, allora, è la nostra cultura prima. Questo lo sottolineo a chiare lettere, in blu e in rosso, perché è la nostra vera cultura, quella etrusca. Noi siamo figli degli Etruschi, più che dei Greci e dei Romani. Il sud, no. Ecco, il sud, la Magna Grecia e la Sicilia sono certamente, ecco, e lì chapeau, perché io vado sempre dicendo che comunque anche le presentazioni che io faccio o che ho fatto più di ora nel sud, in queste presentazioni potevo permettermi delle situazioni culturali diverse. Cioè, ad esempio, tanto per fare un esempio che gli amici lo sanno, cioè, ad esempio, è difficile trovare qui da noi un artista che faccia un progetto su Parmenide. Parmenide è straordinario, abbiamo ascoltato dalla meravigliosa lezione di Manuela. Ecco, voi trovate un artista napoletano che fa una silloge enorme su Parmenide. Ecco, ma per fare un esempio, non solo, ma quando io ho fatto questa presentazione, c'era, e tu lo sai, una folla di persone che seguivano e conoscevano la cultura greca così. Quindi tutti i presocratici, tutti. Questo nel sud capita. Ad esempio, ci sono i primi letterari. Un primo letterario importante si svolge a Pestum, si chiama Poseidonia Pestum, perché Pestum era la città dei Latini, Poseidonia quella dei Greci, ma è sempre la stessa. Bene, quando si fa un primo letterario lì, non c'è soltanto una premiazione, come si fa da noi molto asettica, si legge una poesia di quello che ha vinto, si dà il premio e via. Lì si fa uno spettacolo, cioè lo fanno davanti ai templi, di fronte a una chiesa romanica, con uno spettacolo teatrale della cultura loro. Quindi è uno spettacolo in cui si inserisce la poesia, e si inserisce nella musica e nella danza, e nel sud in genere così. E io dico sempre che questo proviene dalla grande cultura magno-greca,
che volente o nolente è rimasta nel loro DNA. Noi abbiamo quell'etrusca comunque. Qui da noi è un poco, diciamo, a latere, purtroppo. Noi abbiamo una cultura più mitteleuropea, che è venuta più o bizantina, ma diciamo l'Italia centrale ha la cultura etrusca e romana. Là invece, eccola qua, questa, siamo sempre lì, quella prima Lorenzo volevo. Questo è il tempio C a Selinunte, quindi nella Sicilia meridionale. Selinunte, sapete, è un sito archeologico meraviglioso, con templi, alcuni più conservati, alcuni meno. Ecco, tempio dorico, perché ho detto prima, il Peloponneso e la Magna Grecia, la Sicilia, perché la Sicilia non è Magna Grecia, Magna Grecia e Sicilia. Ecco, a quel punto, no, la cultura è la stessa, ecco, a quel punto lì il tempio è dorico, non è ionico. E anche, e qui concludo la prima parte, queste sono le 15 colonne delle tavole palatine di Metaponto. E qui aveva quasi sicuramente scuola Pitagora. Pitagora è vero che aveva la prima scuola a Crotone, come ci ha detto Manuela Racci, ma aveva delle realtà didattiche anche in altri centri. Metaponto, che è in provincia di Matera, quasi sul mare, c'è, è rimasto solo questo, sono le tavole palatine, forse il tempio di Era Lacinia, sono 15, meravigliose. Perché doriche? Perché le ho messe? Beh, le ho messe semplicemente per questo, perché in tutto pochissimi conoscono. Metaponto è un luogo quasi sconosciuto agli italiani, mentre è un onfalos, perché è del VI secolo, quindi uno dei tempi più antichi. Voi pensate che qui ci sia stata Pitagora, cioè è qualcosa di struggente per me, che qui sia aperta la sua scuola. E proprio a Metaponto, e chiudo sul serio, è stato forse scoperto, forse oggi senza il forse, la sezione aurea, il numero aureo, da un allievo di Pitagora, Ippaso, da Metaponto. Quindi io dico che forse chi di dovere dovrebbe forse far conoscere di più la ricchezza, l'enormità della cultura italiana di ieri. E perché non deve così vibrare anche oggi? È questo che mi rattrista molto, perché questa fortuna non sono in pochi ad avere nel mondo. Ecco, io l'ho messo per un fatto affettivo, perché è il primo tempio greco che io ho visitato, ed ero un ragazzino praticamente. Capitai lì, rimasi folgorato, e forse questo mi commuove, perché quelle pietre, pensare che lì sopra c'è stato forse quasi Pitagora, insomma non è poco. Ecco, e se voi vedete questo tempio al tramonto, si incendia questo calcare, le colonne sono calcare dei tempi dorici, si incendia di un colore bellissimo. Quindi questo paese, che oggi ha più emigrati dal punto di vista di cervelli, forse dovrebbe pensare di più a quello che ha in loco. E con questo vi auguro, breve, non vi voglio rattristare, è semplicemente un pensiero che ho diffondendo ormai da decenni, ma che vedo che comunque non conta niente, ma dobbiamo essere fieri di stare qui, non per fare razzismo culturale, per l'amor di Dio. Io ad esempio, c'è la cultura precolombiana che, cioè, fuori di testa, meravigliosa. Quindi non ho anche alcune culture orientali, non è questo. I tipi di Angkor in Cambogia, per esempio, sono straordinari, ma non possiamo essere così sempre filo stranieri oggi dal punto di vista artistico.
assolutamente. Sapete che cosa diceva Platone della pittura che oggi purtroppo in Italia non ha mercato, si vuol copiare a destra e a sinistra, ma guardiamo il nostro passato. Platone diceva della pittura che è la più alta delle arti. Perché? Perché diceva che conteneva delle realtà matematiche e geometriche consonanti con la filosofia. Tant'è che di fronte, sapete, a quello che era la sua scuola c'era scritto che chi non conosceva la geometria non entrasse. Questa è la verità. Quindi Platone, che ci ha aperto all'oltre in una maniera, all'anima, in una maniera straordinaria, ma aveva anche una concezione, pensate, perfetta, geometrica della vita, dell'esistenza, della natura, del mondo. Ecco, quindi chi non conosceva la geometria non doveva entrare nella sua scuola perché non avrebbe capito la filosofia, lui diceva, esagerando. Certamente è una battuta forte, ecco, però il fatto che lui, che sembra considerato uno che avversasse l'arte in qualche maniera perché l'arte crea passione, passionalità, non è proprio vero. Ecco, della pittura diceva che era la prima delle arti, perché in effetti i rinascimentali fiorentini ci hanno fatto capire quanta matematica e geometria c'è nell'arte, perché da Brunelleschi, e ho detto tutto con questo. Quindi, ecco, bisognerebbe che forse qualcuno che è a Roma, ma anche, no, anche a livello più periferico, si ricordasse di queste menti e di quello che noi abbiamo qui e di quello che è l'arte, perché credo che abbiamo molto bisogno di classicità oggi. Buon break. Allora Gianni, allora, dunque, noi abbiamo visto che la distribuzione della popolazione la conosciamo così, un poco a mosaico, ma non certamente in maniera capillare, perché non abbiamo statistiche, non abbiamo dati, non, per quanto riguarda la preistoria non ne parliamo, ma anche la protostoria, anche tutta la parte della storia arcaica non abbiamo. Però la matematica ci viene in aiuto, con delle proiezioni interpolative, cioè in matematica si fanno degli studi di interpolazione lineare o di Newton-Fourier, adesso lasciamo stare queste cose così particolari, per cui un andamento, diciamo, globale si può suggerire, sia per quanto riguarda il passato, sia per quanto riguarda il futuro. Da studi demostatistici si è pensato che la popolazione nel mondo, allora conosciuto, si è andato, cioè nel mondo conosciuto, perché allora erano veramente poche le realtà che potevano essere geograficamente certe, si è andato in questi termini. Allora, in demografia e in geografia antropica, quindi nella parte demografica della geografia antropica, quindi che riguarda la popolazione, si usano quasi sempre appunto dei diagrammi, che possono essere istogrammi, areogrammi, oppure ci serviamo delle coordinate cartesiane. Allora, i grafici e i diagrammi cartesiani, riferiti a Cartesio, hanno naturalmente un legame fra una funzione, in funzione fra un dato e un altro, cioè, lo dico adesso e poi troveremo altre volte. Allora, questo asse si chiama asse delle ascisse e questo è l'asse delle ordinate. Allora, questi due assi, che sono ortogonali, cioè 90 gradi, sono legati fra di loro con una funzione. In genere si dice y uguale a f di x, ma cosa vuol dire? Se io qui metto il tempo, io non avrei messo anno, avrei messo il tempo, e metto in ascissa e in ordinata metto la popolazione mondiale in milioni di persone, i due parametri sono legati indissolubilmente. Allora,
i matematici, i demografi, sono riusciti a scoprire qualche cosa di interessante e ad arrivare almeno 2100 anni avanti Cristo e a più 2100, cioè quello che sarà la popolazione fra, diciamo, 85 anni. Allora, voi dite, ma come hanno fatto a capire che qui, ad esempio, nel meno 2100 la popolazione era pochissimo rispetto, qui abbiamo, ecco, 2.000, 4.000, 6.000 ore sono in milioni, eh? Quindi 2 miliardi, 4 miliardi, 6 miliardi, 8 miliardi, 10 miliardi. Allora, qui andando è veramente una, non si può quantificare bene, però si pensa che per un lunghissimo periodo, addirittura fino quasi al nascita di Cristo, la popolazione sia stata stabile, cioè se le mortalità sono 100, le natalità in quell'anno sono 100, quindi la popolazione aveva un andamento naturale costante, perché si è visto dal di qui, cioè da questi anni qui, qui ci sono dei dati, si è visto che c'è una stabilità notevole. Allora si è detto, ma quindi più o meno dovrebbe essere così anche prima. Ecco, quindi interpolando nel tempo si è arrivati fino qua. Perché già nel Medioevo si sono avuti degli alti e bassi legati a periodi di pestilenze o meno. E lì ci sono delle realtà, qualche cenno di statistica c'è, cioè qualcosa sappiamo di quel periodo. Quindi c'è un andamento, diciamo, quasi parallelo o subparallelo alle ascisse fino alla rivoluzione industriale. Dopodiché c'è un picco enorme, cioè dalla fine del Settecento all'Ottocento vedete che addirittura c'è un'ascesa più che esponenziale, sì, in matematica. E chiaramente questo è dovuto al fatto che l'indice di natalità, che è un indice demografico, è stato molto superiore all'indice di mortalità. Quindi i nati vivi erano superiori come numero ai morti in ogni anno. Perché? Perché le condizioni igienico-sanitarie sono enormemente migliorate dalla fine del Settecento in avanti. Perché la rivoluzione industriale ha portato anche delle conoscenze a livello medico e a livello tecnico che prima erano assolutamente sconosciute. Quindi un picco enorme. Questo picco continua, e lo vedremo meglio la prossima volta, in questa esplosione demografica degli ultimi decenni. Tant'è che, come notate, non c'è un andamento proprio così esponenziale lento, ma è proprio, direi, una curva che si impenna, si dice in matematica. Per riportare, notate qui, meglio in un diagramma più chiaro, allora, se nel 1950 nel mondo c'erano, e si sa perché ci sono le statistiche chiare, 2 miliardi e qualche cosa nel 1950, quindi non poi tanto in là, praticamente mezzo secolo fa, poco più, oggi che siamo nel 2000 e poco più del 2010, siamo nel mondo oltre 7 miliardi. Quindi in 60 anni la popolazione è quasi quadruplicata, quindi un'esplosione paurosa. E addirittura l'interpolazione successiva, ecco, ci porta che nel 2050 noi avremo, perché arriveremo agli 8 miliardi nel 2025 e nel 2050 saremo quasi a 9 miliardi di persone. Allora, tant'è che vedete in quell'altra curva, se andiamo al 2100 arriviamo addirittura a 11 miliardi di persone. Questo è un problema geoantropico e geoeconomico. Perché? Perché in effetti che cosa succede? Si sono state misurate le potenzialità del nostro pianeta. Il nostro pianeta, se tutti avessimo la possibilità
di una vita sufficientemente decorosa, sufficientemente, dico, decorosa, quindi non con le sacche di sottosviluppo, di cui parlerò proprio nell'ultimo incontro alla fine di questo, alla fine proprio della stagione, sarà in maggio, l'ultimo argomento, parlate di sottosviluppo perché l'ho studiato in tutti gli aspetti e lì vorrei dedicare veramente un'analisi come si conviene. Allora, se noi anche le sacche del sottosviluppo fossero sufficientemente dignitosamente in ambito esistenziale, dignitosamente alimentate, con medicine adeguate, eccetera, il nostro pianeta ha risorse per non più di 7 miliardi di persone. Quindi noi siamo alla soglia, l'abbiamo superata. Quando andavo all'università, il mio professore di geografia economica e politica, allora, diceva che la soglia era sui 6 miliardi, non sui 7. I libri riportavano che oltre i 6 miliardi il nostro pianeta sarebbe caduto nella povertà assoluta anche nei paesi ricchi. Allora, oggi invece la geopolitica arriva a 7 miliardi e le nuove proiezioni dicono che adesso non bisogna preoccuparsi più di tanto perché questa statistica riguarda dati di oggi, ma domani, con il progresso tecnico che abbiamo visto nel Novecento, ci saranno nuove aree produttive, ma soprattutto sarà superiore la quantità e la qualità delle produzioni agrarie. Quindi potremo anche ospitare forse più di 7 miliardi e addirittura alcuni arrivano a dire che sarà sufficiente anche una quantità di superficie minore di oggi, perché oggi noi sfruttiamo ancora male grandi aree geografiche. Quindi se noi rendiamo più intensiva la coltivazione, l'allevamento, le risorse forestali, l'assfruttamento delle risorse forestali, e riusciremo ad accogliere più persone. E questo è importantissimo, perché alcuni filosofi hanno imputato queste tenebre del nostro secolo, del nostro periodo, voglio dire, proprio a una conflittualità legata, i sociologi questo l'hanno detto, legata al sovraffollamento del pianeta. Quindi non è tanto un problema, diciamo, finanziario, economico, è anche un problema, ma questo proviene proprio da una conflittualità espressa o semi-espressa legata proprio alla moltitudine che noi abbiamo con risorse che riteniamo insufficienti. A noi fanno grande paura paesi come la Cina, come l'India, come il Brasile, come il Sudafrica, cioè questi paesi emergenti, perché volenti o nolenti domani sono i paesi economicamente più forti. La Cina fra qualche anno diventerà la prima superpotenza del mondo, che lo vogliamo o no. La Cina ha 1 miliardo e 400 milioni di abitanti, attivi, attivissimi, perché adesso vedremo le razze e vedremo le caratteristiche della razza xantoderma. Allora, quindi non dobbiamo proprio legarci il capo dicendo ma come cosa farà i nostri figli, i nostri nipoti? Ecco, tant'è che alcuni, ad esempio le scie chimiche, pensano a ecatombe, quindi, ma non sarà probabilmente così, perché l'uomo ha sempre comunque trovato il modo di, ma fino ad un certo punto, perché poi in una desertificazione. Mi ritorni un attimo prima, Valenza. Ecco, vedete che questa curva che va dal 1950 al 2050, vedete che non va però in maniera esponenziale. La concavità leggera verso l'alto tenderà dal
2015, quindi da domani, dopo domani, ad avere la concavità del passo, cioè crescerà ma non in maniera esponenziale, anche perché i paesi più sviluppati diventano e più conterranno le nascite. I paesi che hanno una natalità molto alta sono i paesi ancora in via di sviluppo. I paesi sviluppati come quelli occidentali addirittura a volte si ha un decremento della popolazione. Anche in Italia c'è stato un periodo di decremento. Quindi ecco, andiamo a vedere adesso, ma questi 7 miliardi e passa di persone dove si stanziano? Nelle aree ecumeniche, ma oggi anche in aree subecumeniche e nelle frange pioniere, si chiamano così, cioè nelle aree periferiche che l'uomo riesce in qualche maniera a strappare all'ecumene. Quindi l'ecumene si sta in parte allargando, ma anche in parte restringendo. Dove si allarga? Si allarga nei bordi. Non so, Israele ha irrigato tutto il deserto del Negev o del Negev, tutto, molto. Quindi pensate all'Olanda, ecco, ma ci sono aree che invece perdono ecumenismo, se così posso dire, come ad esempio alcune aree disboscate, nell'Amazzonia, nel Congo, che con questa deforestazione massiccia diventano aree anecumeniche o subecumeniche. Quindi c'è una permutazione. Ecco, però i massimi, voi vedrete dopo, i massimi centri demografici del mondo sono nei climi temperati, si chiamano mesotermici, e nei climi subtropicali. Quindi non è tanto nei climi megatermici, quindi non tanto nei climi della fascia equatoriale, quindi a ridosso dell'equatore o entro i tropici, in cui c'è un processo purtroppo di desertificazione notevole, ma le aree più abitate sono le medie latitudini. I climi mesotermici, vuol dire temperature di mezzo, sono il clima oceanico, tipo quello francese e inglese, il clima semicontinentale di transizione, come quello tedesco o anche della pianura padana, in parte, e i climi continentali, come quelli russi o polacchi. Questi sono i climi mesotermici. A nord di questi climi si va in aree molto fredde, subpolari, fino ad aree glaciali, o a climi, si dice, temperati continentali freddi, continentali freddi, non temperati. E nella zona a sud, invece, c'è un'altra fascia molto ecumenica, il clima mediterraneo e il clima sinico o cinese. Quindi, i tre climi mesotermici: oceanico, di transizione o semicontinentale e continentale, temperati, e a sud di questi la fascia di climi subtropicali, sul Mediterraneo, subtropicale secco, perché ha una lunga estate secca, e il subtropicale sinico o cinese, quello di Shanghai, che è un clima invece subtropicale umido, perché ha i venti monsoni, che sono venti stagionali dall'Oceano Indiano e dal Mar Cinese, da di qui, i monsoni arrivano di qua, e sono quelli che vengono dall'oceano, quindi umidi, sono estivi. Quindi nel clima sinico l'umidità prevalente è d'estate, mentre da noi nel Mediterraneo è d'inverno, quindi è migliore come clima. Per noi, per le piante no, tant'è che molte piante sono ussereggianti nel sud-est asiatico, perché quando è più caldo è più umido, quindi hanno giustamente precipitazioni. Il clima mediterraneo, che per noi è un clima splendido, è il clima migliore forse che c'è nel nostro pianeta, però per la vegetazione è molto arido d'estate, per l'anticiclone sahariano e quello delle Azzorre.
Questa è la fascia ecumenica più importante. Ecco perché ho riportato. Ecco, non c'è mai nei libri una classificazione omogenea dei climi. Voi troverete sempre dei termini diversi, ma quello che importa è che voi abbiate un'idea chiara, insomma. I megatermici sono quelli equatoriali, umidissimi, molto caldi, piovosi quasi tutto l'anno. Poi ci sono due subequatoriali, ci sono due tropicali che sono abbastanza buoni, ma a volte molto aridi per la desertificazione. Poi ci sono i desertici freddi e caldi che sono ecumenici, insomma. Quindi ecco qua, qui sono zone climatiche, la torrida, che è quella chiaramente dei climi megatermici e dei climi aridi caldi, che è quella meno ecumenica. Poi la temperata boreale australe, perché quello che è nell'emisfero nord e anche nell'emisfero sud con stagioni invertite, e che è la zona migliore, e poi ci sono le zone polari che sono le ecumeniche per forza di cose, insomma. L'uomo tende a fare che cosa? A strappare terra soprattutto nei limiti prepolari, quindi ad domesticare delle aree periferiche a nord e a sud dei due emisferi, e chiaramente anche in aree possibilmente desertiche, ma la nuova frontiera sta nel mare, tant'è che si sta costruendo, come sapete, già nel Golfo Persico o anche nel porto di Tokyo, che sono proprio in ambito equoreo. Ecco qui, ecco, ho voluto mettere anche in relazione la zona dei climi con la zona delle vegetazioni. La tundra, che è la zona fredda, è la zona subpolare, la foresta di conifera taiga, che è quella della Siberia o del Canada. La conifera è la pianta che resiste di più al freddo. Quindi la taiga siberiana e il Canada, poi c'è la pretemperata con le caduche, come la nostra, ad esempio, con gli alberi che prendono d'inverno, la prateria o steppa, la macchia mediterranea, sempre verde, odorosa, profumati, lentisco, intrepinto, tutte queste essenze, deserto, prateria tropicale, savana. Questa è stata sempre molto abitata ed è ancora abitata la savana, ma a forza di deforestazione, purtroppo il deserto del Sahara avanza, e avanza implacabile, come a sud quello del Kalahari, per cui diventa una zona subecumenica. E poi naturalmente la foresta tropicale, che è quella amazzonica, ma adatta soltanto, quella del Congo, adatta soltanto a indigeni, per l'umidità e le altissime temperature, e le altre montagne che sono anecumeniche. Ora, come si sono insediate le persone? Si pensa a livello di paleolitico, di neolitico, ma anche di età dei metalli, che l'uomo fosse diffuso, ho detto anche ancora, abbastanza a mosaico, cioè una realtà dispersa, perché era nomade o seminomade, quindi aveva bisogno di trovarsi in delle realtà sempre nuove di caccia, di pesca o anche di agricoltura e allevamento, perché non conoscendo la rotazione è chiaro che molto velocemente i campi diventavano improduttivi. Quindi doveva essere sparsa la situazione nel periodo primevo dell'uomo. Qui ci sono tutti i passaggi. Quando è che l'uomo comincia ad agglomerarsi? Quando si diventa sedentario. Quindi siamo indubbiamente, diciamo, già nel neolitico iniziamo ad avere certamente dei gruppi umani stabili o semistabili, e di lì è iniziata l'agglomerazione demografica. Quindi è iniziata a crearsi veramente la vita in comunità, non ad isole o ad arcipelaghi, ma proprio in comunità ristrette, ma socialmente utili per l'uomo. E qui ci sono tutti i passaggi, ma non è così importante. Mi viene in mente subito un passaggio fondamentale per noi, che è questo qui, il penultimo, che riguarda la centuriazione, la centuriazione romana. La nostra campagna è così meravigliosamente geometrica dal periodo delle conquiste dei romani.
e quindi che avevano diviso poi il terreno qui, i primi terreni occupati, perché i romani sono arrivati tardivamente nella pianura padana, che era tutta una selva acquitrinosa. Ecco, quando però sono arrivati, hanno conquistato e hanno bonificato, hanno dato poi ai legionari, alle famiglie dei legionari che volevano fermarsi, la terra in proprietà, divisa proprio secondo il decumano e il cardo. Quindi noi abbiamo questa meraviglia, noi siamo anche qui, non ci diamo conto, ma chiunque persona venga da fuori e veda la nostra campagna dall'alto rimane impressionato da questa mirabile geometria. E questo è un esempio. Questo è un esempio di bonifica. Ecco, cosa è successo? Nel mondo, un po' ovunque, dove c'è stata una parcellizzazione, si dice, dell'agricoltura, della proprietà, scusate, in agricoltura, l'insediamento si è svolto sparso, come qui in Pianura Padana. Quindi un insediamento che è capillare in tutte le zone, con centri amministrativi inizio più importanti. Dove invece è nato il latifondo, come ad esempio nel nostro sud, ma in altre parti del mondo, ecco, questo è l'esempio della nostra pianura, zona pedemontana. Buon anno! Ecco, mentre l'immagine successiva, beh, questo è un insediamento meraviglioso, cioè quello è tipo insediamento a corte. Ecco, questo è l'insediamento di Acerenza in provincia di Potenza, un esempio, ma ce ne sono tantissime nel sud, agglutinato su un monte, su una alta collina, e intorno invece non più abitanti. Perché? Perché dove c'è il latifondo, dove c'era anche il latifondo, gli abitanti, gli operai, non abitavano sul fondo, ma andavano a lavorare la mattina. Quindi abitavano in comunità dove era più difesa la zona. Quindi si aggrumavano insieme e il latifondo rimaneva spopolato. Ma anche perché, mentre in alcune zone la vita storica era più tranquilla, perché c'erano delle potenti case regnanti, in alcune zone invece l'insediamento è stato arroccato per difendersi dai nemici, anche qui da noi. Ad esempio la collina della montagna, pensate che soltanto nella collina di Forlì di Cesena c'erano circa 180 torri, castelli o fortilizi. Quindi ecco, l'agglomerazione avviene per motivi sia latifondistici sia per difesa. Ecco, questa è la verità. Mentre l'insediamento sparso è quando c'era una certa sicurezza e ognuno viveva sulla sua proprietà. Ecco, qui c'è naturalmente che cos'è una città. Ecco, e ciò che una società storica decide che la città sia, sono tutte definizioni che non hanno molto valore. L'ho messo perché a un certo punto ho voluto far vedere che definizioni, quando c'è l'uomo, non possono essere matematiche, sono, ognuno dà la sua definizione. Una delle più belle città d'Italia, non riconosciuta per quello che è, perché ha avuto uno sviluppo diverso, più legato proprio al commercio. Ecco, allora, perché ho messo Bologna? Perché Bologna, pur avendo una pianta in parte legata al decumano e al cardo, ha anche una parte importantissima e forse prevalente medievale, in cui il cardo e il decumano non hanno più questa importanza. Vedete questa raggiera meravigliosa attorno alle torri. Ecco, Bologna è un esempio di commistione positiva fra sedimentazioni urbanistiche diverse nel tempo. Quindi è chiaro, è nato addirittura come etrusca,
ma poi come Bonomia, quindi aveva un reticolato certamente a romano, ma poi si espanse nel Medioevo, come sapete, con il suo studio giuridico, e è diventata invece una città agglomerata proprio su una forma quasi semicircolare, attorno proprio al nucleo, al suo onfalos. Oh. Prima di passare a questo, quali sono le aree più abitate? Beh, indubbiamente le aree più abitate sono quelle di clima, ho detto, ma sono l'Europa occidentale, il sud-est asiatico, il nord-est degli Stati Uniti. Queste sono le aree più abitate, ma prima di tutto certamente l'area del sud-est asiatico, quella che va dalla Cina sud-orientale alla zona indocinese, alla zona indiana e al Bangladesh. Quella è l'area proprio più abitata del pianeta. Poi c'è naturalmente l'Europa, con una densità anche molto alta, perché che Napoli, la città di Napoli, ha oltre 8.000 abitanti per chilometro quadrato, l'Italia ne ha 202, vedremo. Comunque, questi abitanti come si suddividono nel nostro pianeta? Per tre canoni, per razze, lingue e religioni. La geografia antropica o umana assume questi tre parametri, che sono i parametri culturali. Allora, i gruppi etnici, voi li leggerete perché avete dispense, e questa è una suddivisione, ma adesso io vi sintetizzo molto, spero chiaramente. Allora, il pianeta è oggi abitato da gruppi etnici mescolati, quindi che sono più o meno integrati culturalmente, ma non c'è più una razza pura, per fortuna. Quindi sono tutte mischun, si dice, perché la geografia antropica nasce in Germania e quindi si usa questo termine mischun, che vuol dire mescolanza. Allora, però riusciamo ancora a delimitare quattro gruppi essenziali. Allora, il gruppo melanoderma, o naturalmente si dice negroide. Io preferisco melanoderma perché il termine deriva dal greco, melas che vuol dire nero e derma pelle, quindi molto ricca di melanina. Allora, il gruppo melanoderma è il gruppo delle popolazioni nere dell'Africa, e sono soprattutto nell'Africa a sud del Sahara, quindi dal Sahel fino alla zona australe, nel Corno d'Africa e naturalmente in aree degli Stati Uniti per la famosa tratta dei neri. Dunque, le caratteristiche, ma adesso non sto a dirvi che hanno il cranio dolicocefalo, cioè allungato, cioè la lassa longitudinale più lunga di quella trasversale, che hanno un proniatismo, non è questo importante. Vi voglio dire semplicemente questo: è chiaro che è un'acclimatazione, la loro ricchezza di melanina li difende dai raggi solari, tant'è che i più scuri sono quelli delle savane, cioè quelli che non abitano nelle foreste equatoriali. Quelli che abitano nelle foreste equatoriali invece sono più chiare, per esempio i pigmei, che sono nella zona dello Zaire, ecco, bassi di statura. Perché bassi? Perché devono stare sotto la foresta, quindi non hanno potuto elevarsi in statura, ecco, mentre quelli E sono più chiari. Quelli più scuri sono quelli del Sahel, quelli etiopi, cioè quelli delle savane, perché i raggi del sole sono molto forti e hanno alte stature perché sono dei grandi corridori, perché dovevano cacciare proprio la selvaggina, come saranno gli indiani d'America, quando dopo ci arriverò. Quindi, qual è la loro caratteristica psicologica? Sono molto legati alla natura, hanno naturalità primeva, hanno uno spirito, è per quello che hanno uno spirito artistico, per la danza, per il canto, straordinari, perché
sono vissuti sempre con lo stigma delle voci della natura e dei movimenti della natura, che per noi sono così aggraziati, sono non molto adatti al lavoro di gruppo, cioè hanno una psicologia molto individualistica. Soltanto nell'arte fanno gruppo, se no, no. Cioè non sono molto portati per la staticità. Quindi per quello che hanno avuto la triste vicenda del colonialismo, perché non facevano un gruppo contro un'invasione. Ecco, per cui hanno dovuto subire. Non hanno uno spirito tecnologico, almeno non avevano, sviluppato, per cui non avevano tutte le armi che avevano gli occidentali. Vedremo gli occidentali come sono. Quindi hanno subito questo, non per mancanza di forza o mancanza di intelletto, perché avevano avuto una culturazione diversa, molto legata alla natura. Poi l'altro grande gruppo, il più importante, è il gruppo Xantoderma. Xantos in greco vuol dire giallo, quindi dell'est. I libri mettono mongoloide, io non lo uso perché noi abbiamo la patologia che ci inquina, quindi melanodermi neri, xantodermi, le popolazioni cinesi, giapponesi, tutta la parte orientale fino anche alla zona indocinese e come aree derivate e la zona della Micronesia e anche in parte della Melanesia, anche sono più scuri, più della Micronesia e Polinesia come derivata, bene, più numerosi perché sono la Cina da sola a 1.400.000.000, insomma. Questo ha la caratteristica di avere un intermedio fra la razza bianca e quella nera di melanina, vanno da un colorito giallo a un colorito più scuro, ambrato, a seconda dei luoghi, della latitudine, ecco la geografia che viene sempre, dei climi. La caratteristica è la plica, si chiama così, mongolica, cioè praticamente la papilla superiore è sopra quella inferiore nell'attacco dell'occhio. Forse legato proprio a un fatto, perché provengono dalla zona della steppa dei Gobi e forse l'occhio più stretto è legato proprio a una difesa dalle radiazioni solari, è tutta un'acclimatazione naturalistica. Questi popoli di statura generalmente media, medio-bassa, la corporatura varia molto, è classificato come robusta ma in molti casi non lo è, hanno invece, a differenza dei neri, una grande attitudine al lavoro di gruppo, al lavoro di equip, cioè loro sono veramente straordinari nella dedicarsi al lavoro insieme agli altri, per quello che hanno adesso il mondo nelle loro mani. Perché la tecnologia vuole questo, la ricerca tecnologica vuole questo e sono straordinari in questo. Lavoratori indefessi perché per loro il lavoro è la prima realizzazione dell'uomo. Addirittura lavorano per lo Stato e per loro in Giappone essere dipendenti di una società statale è il gradino più alto della società. Quindi hanno una cultura che è estremamente ampia da un punto di vista di società. Hanno un senso abbastanza xenofobo verso le altre culture, questo sì. Molto bravi, ad esempio, in tutto ciò che vuole rigore, perfezione atletica, anche nell'arte, minuzia artistica. Il Giappone fra l'altro ha avuto degli artisti straordinari che gli impressionisti hanno guardato, quindi sono certamente una razza
vincente nella nostra cultura. Ieri no. Ieri effettivamente questa precisione che a volte ha lacune di creatività, ecco, ha fatto sì che gli europei abbiano invaso anche molte loro zone. La nostra razza, prima però voglio dire una razza in estinzione, è un quarto gruppo più antico ed è qui negli aborigeni dell'Australia, Nuova Guinea e nelle zone limitrofe, come i Maori per esempio, sono la razza australoide, ma sono rimasti 200.000 esemplari. È una razza arcaica, forse la più antica fondamentalmente, molto somigliante alla razza negrite. Legatissima alla natura, ancora lo stato comunque arretrato per noi, perché la loro realtà è inscindibile con la naturalità, più della razza nera. Dunque andiamo alla razza leucoderma. Leucosin vuol dire bianco. Allora, è la nostra razza la più povera in melanina, quindi la più acclimatata nelle zone in cui naturalmente i raggi del sole non sono così forti durante l'anno. La razza leucoderma riguarda tutta l'Europa, sia orientale, sia occidentale, nordica, mediterranea, il Nord Africa, tutto il vicino Oriente, Medio Oriente, fino a parte dell'India, quindi tutta la zona qua. Poi naturalmente gli Stati Uniti, il Canada, molta parte dell'Argentina, del Brasile, del Cile, dell'Australia, cioè si è espansa ovunque. Ma perché? Dunque, proprio perché ha delle caratteristiche intermedie, cioè la razza bianca all'origine, ripeto, pura non c'è più chiaramente, ha la capacità sia di essere creativa e quindi di avere inventiva, quindi ha in parte una caratteristica della razza melanoderma, ma è capace anche di lavorare in gruppo, quindi caratteristica anche della xantoderma. Quindi, se vogliamo, delle razze è la meno diciamo precisa. Infatti, quando voi vedete i caratteri somatici degli aborigini o dei neri o dei gialli, per noi sembrano tutti somiglianti. Ed è in parte vero, perché la razza bianca è quella più varia, cioè ha una varietà di statura, di tipo di capelli, di colorazione della pelle enorme, va dalla dolichocefala alla brachicefala alla mesocefala, cioè è una cosa incredibile, anche se è sempre ortognata. Quindi questa, cioè, questa polidricità ce l'ha anche psicologicamente, quindi ha una indeterminazione che diventa determinante, per cui noi siamo in grado di fare arte come abbiamo fatto e di lavorare in gruppo come fanno soprattutto quelli della media Europa o di certi centri degli Stati Uniti. È quella che è vincente, e per cui ha sviluppato una tecnologia all'avanguardia e ha colonizzato il mondo. Questa è la verità. Quindi vedete che a volte essere perfetti non giova. Le razze ci dicono che una certa imperfezione forse paga, anche nell'arte così. Per cui non è che noi siamo superiori come molti pensano, hanno pensato nel passato, ecco, o hanno finta di pensare o conveniva pensare. Noi non siamo assolutamente superiori a nessuno, anzi, ma la natura ci ha dato queste caratteristiche che nella verità della vita sono vincenti o erano vincenti. Andiamo avanti. Qui chiaramente mi soffermo meno. Questi sono i gruppi linguistici. Le lingue, la cultura va per lingue. Abbiamo un sacco di lingue, ma come si dividono le lingue prevalentemente? In tre gruppi. Allora, ci sono le lingue monosillabiche, il cinese,
ma anche l'indocinese, il birmano, il thailandese. Cosa vuol dire? Quando noi sentiamo un cinese che diciamo, ma sono monosillabi, cambia il significato a seconda della posizione, ma sono monosillabi, rigidi, non hanno morfologia sintattica. Quindi cambiando il posto cambia il senso. Si chiamano monosillabiche proprio per questo, anche isolanti. Poi ci sono invece lingue che hanno una radice fissa, poi hanno dei suffissi e dei prefissi. E sono le lingue uro-altaiche, ad esempio l'ungherese, che è una lingua che viene da Oriente, il finnico in Finlandia, il turco e ad esempio il giapponese. Quindi hanno una radice fissa con un suffisso o un prefisso, la radice cambia senso. Poi ci sono le lingue nostre che sono flessibili, cioè noi abbiamo una radice, ma non abbiamo solo suffissi e prefissi, ma abbiamo anche declinazioni e coniugazioni. Quindi sono le lingue più complesse, se vogliamo, perché noi non abbiamo più ad esempio declinazioni, ma il tedesco sì che le ha. Quindi ecco, tutte le lingue indoeuropee che poi arrivano fino all'Iran e oltre, le lingue camitico-semitiche, come ad esempio una lingua semitica è l'ebraico o anche l'arabo, le camitiche sono ad esempio il somalo, sono tutte lingue flessibili. Quindi monosillabiche, monosillabi, oppure radici con prefissi e suffissi, oppure radici, suffissi, prefissi, declinazioni e coniugazioni. Questo è il panorama linguistico del mondo. Sì, la prossima. Poi basta. Andiamo avanti. Le religioni. Ecco, qui, e concludo, due parole e ci ritorno la prossima volta. Dunque, abbiamo nel mondo le religioni monoteiste, politeiste, animiste e atei. Qui voglio puntare molto la prossima volta, perché è la parte di noi che probabilmente ci influenza e ci ha di più, al di là delle razze e delle lingue, pure importantissime e fondamentali, perché la religione è il modo sui venti. Allora, tre religioni monoteiste, come sapete, l'ebraica, la più antica, la cristiana, che è la più diffusa nel mondo, e la islamica o musulmana o maomettana. La ebraica ha un dogma, cioè la Torah, punto, un libro sacro, il Pentateuco, di cui parlerò. La cristiana è divisa in quattro, perché c'è la cattolica, l'ortodossa, la protestante, l'anglicana, poi gruppi minori, e la musulmana, sunniti e sciiti, vedremo. Poi ci sono religioni politeiste, l'induismo, il buddismo, il confucianesimo, il taoismo, lo shintoismo, nell'estremo oriente, antichissimo l'induismo. Poi ci sono le religioni animiste, quelle dei popoli cosiddetti primitivi, e anche lo sciamanesimo della Siberia, per esempio. Ora, ma al di là di queste religioni, c'è un gruppo che non crede, sì, un gruppo molto nutrito di atei nel mondo, di agnostici, e diciamo che l'85, e tu Lorenzo puoi confermare perché mi hai fatto questo corso a Urbino, l'82, alcuni dicono 82, alcuni 82% degli italiani si professano atei devoti. Solo che è uno simolo assurdo. Che cosa vuol dire? Che non credono in un Dio, nella Sacra Scrittura, nella Bibbia Vecchio Nuovo Testamento, però vanno in chiesa, si battezzano, crisma, comunione, cose, eccetera, perché fanno parte di una cultura.
quindi sono atei ma devoti. Allora questo porta alla tenebra della società di oggi, che è una società, come dicevo prima, senza dei, perché gli dei del passato li abbiamo distrutti, non abbiamo dei del futuro, abbiamo distrutto anche l'uomo, quindi siamo in una fase infinita di transizione che non ha più valori, perché la religione può avere dei falsi valori, la religione, ma il credo, cioè la fede, no. Quindi se uno ha dei valori che provengono da una trascendenza, quei valori sono sempre in positivo, se non sono delle situazioni sciamaniche a volte, che poi va salvato anche lo sciamanesimo, e come. Ecco, ma se noi ci etichettiamo in una setta o in dei dogmi che non sono assolutamente rivelati o non sono legati a noi, noi perdiamo valore, purtroppo, come poi molte volte le chiese hanno perso. Ecco, quindi se è così in Italia, nella quale c'è il Vaticano, pensate il mondo occidentale e il mondo ormai tutto, quanti atei devoti ci sono. L'ateismo io non lo condanno assolutamente, anzi, ma è quando un ateo devoto che non sa che cosa sia. Hai capito com'è? Perché bisogna essere certi nella vita, secondo me, ecco, di quello che uno è, la propria identità. Non c'è più l'identità, ecco la tenebra. E chiudiamo con un'immagine, ma senza commentarla, che io di qui partirò la prossima volta, che è questa. Andiamo avanti ancora, sempre sulle regioni, ancora. Ecco, quasi sono tutti gli abitanti del mondo divisi, e guarderete, poi l'ho messo in Europa e in Italia, ma di questo prenderò di qui, ho messo Napoli, perché da noi è la colonizzazione più importante che ci sia. Per cui, ecco, e di qui inizierò con l'esplosione demografica della prossima volta. Io non posso salutarvi se non con una lettura che poetica, che io avrei dedicato a voi e in particolare a Manuela. Non è qui per motivi familiari, ma gliel'ho detto, e quindi devo leggervela, perché non è veramente dispiaciutissima, perché leggo una poesia di Ungaretti, e voi sapete che Ungaretti per Manuela è veramente una cosa importante. Ne ha ragione, non vedo bene, però cortissima, breve, no, c'è bisogno. Allora, dedichiamo a Manuela, questa meravigliosa amica in questa avventura, ecco, ma a voi, perché forse vivere così queste feste, come dice Ungaretti, non sarebbe male. Ecco, qui sì. Non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade, ho tanta stanchezza sulle spalle, lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. Questa l'ha scritta a Napoli il 26 dicembre del 1916, intitolata Natale. Buon anno, di luce. Allora, noi ci vediamo mercoledì 7, vero Gianni? Sì, mercoledì 7.